Beh, in campo internazionale devo dire che la piccola mostra, insisto, dedicata a Panza di Biuma, adesso lo racconto ai giovani che magari non sanno chi sia, si tratta del collezionista italiano più importante a livello mondiale, nonostante una sorta di ostracismo che ha vissuto la sua collezione, perché diciamo come retroscena, vi voglio raccontare due cose, che Panza di Biuma, che è del 25, che è morto 5 anni fa, ha tentato a più riprese di legare parte della sua collezione allo Stato italiano. C'era stata addirittura Palma Bucarelli, la storica direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, quella che ha dato corpo e sostanza alla Galleria Nazionale, che già negli anni 70 aveva cercato di destinare Villa Torlonia a sede possibile di una parte della collezione Panza di Biuma. Poi negli anni 80 ci ha provato Giorgio De Marchis, stabilendo un rapporto con lo Stato per Villa Doria Pamphili. Tutti i tentativi, sia quelli istituzionali che quelli più privati, fiancheggiati dallo stesso Panza di Biuma. Ricordo tre prove, tentativi di musealizzazione da Quarto Giaro a Linate dello stesso Panza di Biuma, in cui lui, nel suo spasmodico tentativo di controllo della collezione e dell'ordinamento e dell'allestimento della sua collezione, si era fatto carico lui stesso di fare tre proposte diverse nel corso del tempo per Palazzo Reale di Milano e per le due periferie milanesi, appunto Quarto Giaro e Linate. Ecco, non è mai riuscito a portare a buon fine la collocazione in Italia, e questo però lascio intravedere perché ci fosse questa sorta di ostracismo, perché nel suo snobismo Panza di Biuma ha sempre evitato di coinvolgere artisti italiani, se non una ristrettissima cerchia, di cui vi segnalo, ma non per vanità, perché oggettivamente è così, due artisti molto importanti che sono Maurizio Mochetti e Ettore Spalletti, che sono entrambi accademici di San Luca. Tutto il resto della cultura artistica italiana si è sentita sempre estromessa dalle scelte curatoriali di questo grande collezionista, che dalla metà degli anni 50 comincia a collezionare dall'espressionismo astratto americano al minimalismo, al concettualismo, fino alla pittura impalpabile, monocroma della fine degli anni 80, di cui su avete visto un pezzo molto bello, di Lawrence Carroll. Ecco, per cui lui ha goduto questa sorta di rimozione, ma questa sorta di rimozione ha fatto sì che lui potesse collocare parti della propria collezione da Los Angeles, dal MoCA, a San Francisco, al Guggenheim di New York, a Washington, a Buffalo e poi a Lugano. Quindi, e poi una piccola sezione, incomodato a Termine al Mar di Rovereto, e poi finalmente il FAI è intervenuto, ha acquisito la villa Panza Litta Menafoglio a Varese, e adesso uno spezzone molto piccolo della sua collezione, però molto rappresentativo, perché è la villa dove Panza ha costruito lui stesso, con la sua maniacale vocazione all'ordinamento e all'allestimento, con gli artisti stessi, il luogo, diciamo, adatto ad ospitare uno spezzone, sia pur piccolo, della propria collezione. E anche questo vi fa capire come sia stata straordinaria l'idea di una collezione, in realtà supportata da un numero straordinario di tante collezioni, e non è un caso che lui abbia rivendicato e ottenuto che in tutti questi musei la collezione compare non come collezione del MoCA, ma collezione Panza al MoCA. Ecco, quindi una sorta di costruzione attraverso una costellazione di collezioni che sono l'anima divisa in molti spezzoni, diciamo, del collezionismo di Panza di Biuma, che ha appunto attraversato gli aspetti che vanno dall'espressionismo astratto, di cui su avete visto quattro straordinari Klein. Ma c'è una ragione perché sono stati scelti questi pezzi, perché i Klein sono stati comprati a Roma nel 58 in una mostra antesignana, perché poi la capitale dell'arte, no, del Novecento, è sempre stata considerata Parigi dopo New York. Ecco, in realtà nel suo piccolo Roma ha dedicato la prima mostra a uno dei giganti dell'espressionismo astratto, assieme a Rothko, a Reinhardt, nel 58,
Plinio De Martis ha dedicato una mostra appunto a Klein, e Panza di Biumo è arrivato da Torino e ha comprato questi piccoli disegni, piccoli ma opere straordinarie della fine degli anni 50 che avete potuto vedere ospitate, così come Kossuth, che ha scelto come luogo di lezione Roma, che è un altro accademico di San Luca, e sono stati scelti pezzi rappresentativi per dare, diciamo, un po' la fisionomia delle diverse epoche e delle diverse scelte, strategie culturali nel corso dei 50 anni della propria collezione. Ha aperto un po', no? E quindi è stata una proiezione un po' diversa rispetto al passato, quindi complimenti per questa mostra. Altre domande? Io volevo sapere quali sono i maggiori partner, sia a livello nazionale che internazionale, su cui voi vi basate. I partner sono tanti, dal Metropolitan di New York, con cui abbiamo costruito una collaborazione per la mostra di Bernini scultore, e noi abbiamo dato il nostro, fra l'altro spero l'abbiate visto, dietro di voi c'è il bozzetto autografo di Bernini per la Fontana dei Fiumi di Piazza Navona, per cui diciamo volta per volta a seconda delle occasioni espositive abbiamo una sorta di partenariato con tutte le istituzioni mondiali, dal Prado di Madrid al Kunsthistorisch di Vienna, al Louvre di Parigi, dove abbiamo sempre cercato di costruire complicità. Diciamo, non siamo in grado, diciamo, come si dice, ricambiare questo tipo di rapporto, perché per noi è difficile tutto, e dal punto di vista finanziario e dal punto di vista appunto delle difficoltà della cultura, però cerchiamo di essere sempre attenti alle richieste e attenti anche a essere propositivi, diciamo, quindi è molto difficile come potete immaginare, però cerchiamo diciamo di fare cose mirate, puntuali. Non so se ho risposto. In Italia abbiamo rapporti con tutte le accademie straniere, con tutti i musei internazionali, quindi idealmente ho sempre pensato che bisognerebbe costruire una sorta di rete delle accademie internazionali, però è chiaro che ci vorrebbe personale dedicato anche a questi aspetti. Quello che abbiamo cercato di fare comunque è quello di uscire dal ghetto, diciamo, della chiusura in cui per tanto tempo l'Accademia è sempre rimasta, come una bella no, persona però un po' segregata e sottratta al mondo, no? Quello che abbiamo fatto attraverso l'incrementamento della parte informatica, attraverso il sito, attraverso diciamo, operazioni a carattere multimediale, di dar sempre più conto di tutto quello che accade in Accademia e anche fuori in Accademia. Per esempio, è una piccola cosa, ma l'aver inserito all'interno del nostro sito il tema delle opere in viaggio, cioè delle opere che noi prestiamo ai musei a livello internazionale, ecco, ci permette di far conoscere quello che stiamo facendo giorno per giorno, ma anche di avere un ritorno sul piano culturale, perché nel sito, all'interno della sezione opere in viaggio, viene ospitata il catalogo, l'immagine dell'allestimento, i problemi legati alle analisi diagnostiche delle opere che vengono prestate ai musei, cioè c'è tutto un corpus di informazioni e di dati che permette una conoscenza specifica, puntuale e capillare di tutto quello che è il movimento delle opere, che voglio anche chiarire, non sono destinate a essere per forza movimentate, perché voi sapete che ci sono grosse problematiche attorno al movimento delle opere, eccetera. È chiaro che due tavole come quelle del bronzino di cui vi parlavo prima su legno presentano delle problematiche molto delicate, diciamo, per essere prestate o dislocate altrove, però dove è possibile io preferisco incentivare questa conoscenza reciproca attraverso una circolazione che permette di porre il problema, diciamo, e del nostro patrimonio e del valore e della conoscenza, e quindi la conoscenza aumenta automaticamente, implica automaticamente la necessità della conservazione, dell'attenzione, della strategia dell'attenzione. Quindi non so se ho risposto. Molto esauriente. Come no? Ma come si finanzia l'Accademia? Avete finanziamenti pubblici?
Ha un costo tutto questo. Questo è un tasto doloroso, dovrei passare la risposta al nostro responsabile. Vi dico, i finanziamenti sono tutti ridotti come per tutte le istituzioni pubbliche, per cui diciamo l'Accademia ha di per sé un suo patrimonio, ma diciamo non naviga, diciamo, no? Nell'oro. Stiamo attenti a far corrispondere, diciamo, con una gestione oculata, diciamo, le possibilità operative con quello che è la disponibilità che abbiamo, insomma, quindi. No, ma ci sono anche forse donazioni, no? Perché penso anche guarda, sulle donazioni ci sono state anche donazioni, però diciamo in maniera molto rarefatta. Una volta c'era l'obbligo, per esempio, per tutti quelli che venivano nominati principi dell'Accademia di dare conto della propria artisticità donando all'Accademia quelli che sono appunto i doni accademici. Questo è successo fino all'Ottocento, fino a Torvalza, Nocanova, ma ricordo sempre che già Piranesi regalò tutta la sua Editio Princeps delle raccolte delle proprie incisioni. Ecco, quando sono subentrati problemi di mercato, più nessuno ha diciamo, devoluto all'Accademia di San Luca le opere, nel senso il Novecento è un tema a cui sono molto legato adesso, mi piacerebbe ricostruire il Novecento italiano attraverso le presenze all'Accademia, per scoprire che sono stati accademici dell'Accademia di San Luca, da De Chirico a Giacometti a Savinio, di cui però restano labilissime tracce. Allora, il problema che adesso stiamo parzialmente risolvendo è di aver riascritto questo capitolo delle donazioni per tutti gli accademici, per cui già 8 anni fa una delle prime mie mostre all'interno dell'Accademia è stata realizzata chiedendo ad artisti, architetti e scultori di regalare all'Accademia 2 esiti del proprio lavoro, possibilmente per far rileggere l'arco cronologico e le divaricazioni della poetica, ho chiesto a tutti un'opera storica e un'opera più attuale, per cui diciamo abbiamo un nuovo corpus di opere date dagli accademici, da pittori, scultori e architetti, diciamo che è abbastanza un biglietto da visita importante, che è una sorta di stato dell'arte, della ricerca artistica in Italia, non trascurabile. Ecco, si possono provare, diciamo, sollecitazioni con molta discrezione di questo tipo, però diciamo, è molto difficile, poi soprattutto è stato troppo lungo l'arco di tempo in cui gli accademici non hanno più devoluto opera all'Accademia, però insomma... Sono cambiati un po' i tempi. Altre domande? Orso. Una curiosità. La struttura organizzativa dell'Accademia di San Luca com'è? Nel senso, ci sono dei criteri definiti che sottendono per la scelta dei membri che partecipano appunto all'Accademia? Com'è strutturata? Diciamo, i membri dell'Accademia sono elettivi, nel senso sono gli accademici che eleggono gli altri accademici. Che è la struttura dell'Accademia, diciamo, con la A maiuscola, i pittori, scultori, architetti, storici dell'arte. Sono a seconda, diciamo, delle defezioni, diciamo, alla morte di un accademico, si pone il problema della rielezione di un accademico che prende il suo posto. Capisco che detto così è un po' brutale, però, diciamo, siccome il numero è prefissato, diciamo, per cui la cooptazione è sempre... diciamo l'esito di una votazione a livello nazionale e internazionale degli accademici stessi. Questa è la parte degli accademici. Poi c'è la parte invece istituzionale, svolta all'interno, diciamo, dagli uffici, che è in mano a una quindicina di persone che reggono dalla segreteria all'archivio, alla biblioteca, diciamo. Non so se ho soddisfatto... E niente, ha parlato un po' anche dei sogni, delle sue passioni, cioè ci ha un po' incoraggiato in questo e ci ha parlato di un suo progetto che le piacerebbe. La nostra curiosità era quella di sapere se ci sono altri progetti culturali in vista per il futuro. Sì, i progetti sono molti, perché l'unica cosa
diciamo, che mi viene bene. Il problema è poi capire le strategie da mettere in atto per poter arrivare, perché poi voi sapete che come in qualsiasi comunità, quella accademica, universitaria, eccetera, bisogna sempre bilanciare le tue prefigurazioni con quelle che sono i desiderata degli altri, per cui è sempre molto difficile far passare diciamo i propri progetti, perché naturalmente vanno discussi in consiglio, vanno no? Io di questa cosa è una uscita allo scoperto che faccio a voi, ma di questa questione dell'Accademia del Novecento attraverso gli accademici non ne ho ancora parlato in consiglio, perché prima vorrei avere, diciamo, tutti gli elementi in mano giusti per capire se è realizzabile, che tipo di impegno può essere, e quindi dovrò trovare poi gli strumenti per rendere proponibile e accettabile e condivisibile il progetto. È quello che è il progetto manager, ci sei caduto anche tu però involontariamente. Sì, sì. Ci si passa prima o dopo. Ma perché non c'è un albo dove vengono scritti i nomi degli accademici? È come un'onorificenza, no? Come ho capito. Sì, sì. Cioè, il fatto di scegliere un artista e farlo diventare un accademico è... Quindi nella storia non si è raccolto... No, la smentisco immediatamente. Se c'è una cosa che qui è tutto scritto, è, anzi, di cui lamento la farraginosità e la tormentosità, è questo di come vengono nominati. Ci sono atti, cose, lettere, cioè è una cosa, diciamo, che forse vorrei, ma non ce l'ho fatta in questi pochi anni, a snellire, ma le procedure di votazione, sono forse la cosa, l'incubo della mia vita qua dentro, perché ho tutto il personale dirottato a far votare chi non vuol votare e quindi a tirare le fila per l'ingresso dei nuovi accademici, con le alchimie come per le elezioni di Mattarella, se può entrare al quarto voto, tutte le stesse difficoltà del paese sono riassunte in maniera... Quindi è tutto, è chiaro che è tutto, diciamo, conservato qua, non solo, ma noi abbiamo l'obbligo di conservare tutti, diciamo, la corrispondenza, i materiali, diciamo, della struttura, di come va avanti il quotidiano, è tutto archiviato e poi diventa archivio storico che man mano si amplia. Adesso siamo alla storicizzazione fino agli anni 70, adesso l'ultimo spezzone riguarda gli anni 70 del Novecento fino alla contemporaneità, che sarà un tormentone per i prossimi anni, diciamo, però tutto supportato da, diciamo... Mi ricorda la tensione di Stoccolma per me, quando mi arrivavano sulla scrivania anche dei manoscritti di chi si proponeva per il premio Nobel, come se l'ambasciata fosse legittimata a mandare l'Accademia di Svezia. Anche qui ci sono molte richieste. Immagino. Io dico sempre che non mi voglio occupare di queste cose, per cui mi è facile poi togliermi dagli imbarazzi. Però insomma le pressioni sono tante, ma è talmente farraginoso il meccanismo di votazione, appunto, con la maggioranza qualificata, con la maggioranza semplice, per cui, diciamo, mi sembra di vedere il personale sempre dirottato a spedire lettere che nessuno mai riceve. È la parte, devo dire, più triste di una macchina straordinaria. Pensa come sia ancora più difficile per il circolo della caccia diventare membri, perché fanno l'analisi del sangue, se non esce blu tu non entri. Ci sono domande anche? Ho dato una piccola occhiata al sito dell'Accademia e ho notato che gli accademici italiani sono molto più... Accademici italiani sono in numero maggiore rispetto a quelli stranieri. Non sarebbe opportuno equiparare questa cosa per... Equiparare o equilibrare? Equilibrare. Questo è il nome della cultura, visto che penso che sia poliedrica e internazionale. Sì, anche questo è un problema di statuto, perché i numeri sono vincolati alle definizioni di statuti che dal 500 in poi, diciamo,
ogni tanto c'è questo tentativo di revisione, di modificare, però diciamo è tutto molto faticoso, perché appunto per la modifica dello statuto bisogna organizzare delle adunanze, nelle adunanze il quorum è altissimo, quindi è la stessa farraginosità di cui vi parlavo prima. È chiaro che probabilmente anche il numero degli accademici stessi rispetto a come ormai è diffusa la creatività forse è risibile, no? Ecco, però diciamo c'è una tendenza a conservare, ecco, come i broccati di questa sala. Io avrei molta voglia, come ho fatto con le seggiole, perché appena entrato c'erano delle seggiole mal ferme, anche di qualche problematicità, perché potevamo avere anche delle cause in corso, perché erano instabili, impresentabili, e soprattutto si vedevano solo i cappellini uscire fuori da queste seggiole di signore, diciamo, grandi, che venivano comunque rigorosamente col cappellino in accademia. Allora la prima cosa che ho fatto, e che mi è stata molto rimproverata e ancora ne pago le conseguenze, è stata quella di far prendere queste normali seggiole di Ikea e di mettere in un deposito queste seggiole finto Re Artù. Ecco, io sono molto contento, perché mi pare che tutti siano molto contenti, certo, diciamo, della soluzione. E forse, no? Ecco, forse però c'è. Per farvi capire come è lento e faticoso qualsiasi tipo di cambiamento, insomma, no. Comunque, dopo questa operazione il premio assicurativo sarà stato ridotto, sì. Che si corre meno rischio. Ancora, vedi com'è. Altro che convitati di pietra, questi hanno un sacco di domande ancora. Dai, ragazzi.